Robin viene aggredita dai ninja Oniwabansh, ma il corpo è in realtà un doppione creato coi suoi poteri che le permette quindi di fuggire e allertare i compagni di essere stata scoperta. Robin torna quindi al banchetto per mimetizzarsi e si avvicina ad Orochi, circondandolo per avere informazioni su Onigashima ed essere invitata al Festival del Fuoco. Nel frattempo Akuri, Chopper, Momonosuke, Okiku e Otama trovano Big Mom svenuta sulla spiaggia, mentre discutono sul da farsi. La donna si sveglia e scoprono che ha perso completamente la memoria. Orochi si rivolge ai presenti dicendo loro di tenersi pronti perché i foderi rossi di Oden torneranno per vendicarlo, ma questi borbottano ritenendolo paranoico. Otoko ride sguaiatamente come al solito e Orochi, pensando lo stia deridendo, la aggredisce. Komurasaki, dopo aver tentato di dissuaderlo, schiaffeggia Orochi che, incredulo, si trasforma con i suoi poteri in uno Yamata no Orochi, ordinandogli di implorare per la sua vita. Komurasaki rifiuta sdegnosamente, scatenando le ire dello shogun che attacca alla cieca i presenti e prende tra le sue fauci la donna. Intanto Robin cerca di portare in salvo Otoko, ma viene intercettata dagli Oniwabansh. Brook sopraggiunge in forma di spirito facendo fuggire terrorizzati gli Oniwabansh. Nel frattempo Nami e Shinobu vengono scoperte nel sottotetto da un altro ninja che riconosce Shinobu. Quest'ultima fa crollare il soffitto per fuggire, precipitando su Orochi che lascia andare Komurasaki. Tuttavia, il capo della malavita Kyoshiro colpisce mortalmente la cortigiana, colpevole di essersi opposta allo shogun. Infuriato per la morte della donna, Orochi si scaglia contro Robin e Otoko, ma Nami evoca un potente fulmine con l'aiuto di Zeus, permettendo la fuga di tutti. Nel frattempo Otama, Momonosuke e Chopper convincono una famata Big Mom ad accompagnarli alla prigione di Udon, promettendo che potrà mangiare, con la segreta speranza che li aiuti a liberare Ruffy. Nami, Robin, Brook e Shinobu si rifugiano nella regione nevosa di Ringo dove discutono con Kanjuro quanto accaduto e decidono di tornare alla capitale per verificare la situazione e utilizzare i bagni pubblici. Intanto al largo della costa, i pirati di Big Mom decidono di attendere lo sviluppo degli eventi non potendo avvicinarsi e sapendo che il loro capitano è ancora vivo grazie alla Viva Card. Nel frattempo alla prigione di Udon, il vecchio Yogoro viene preso di mira dal vice direttore Daifugo perché si è accorto che sta mangiando più di quanto si guadagni lavorando, grazie infatti a quanto donatogli da Ruffy. Raizo ruba le chiavi della manette con l'intenzione di liberare Ruffy. Quest'ultimo intanto mette al tappeto Daifugo salvando Yogoro, tenendo testa alle guardie nonostante sia indebolito dalle manette di Agalmatolite. Il combattimento viene però interrotto dall'arrivo di Queen che chiede di fare rapporto sulle problematiche insorte, scoprendo che Kid è evaso. Ruffy e Yogoro approfittano della situazione tentando anch'essi la fuga.